paura di fare mercato, paura di accattare un giocatore. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oh, ma io non so voi, ma io mi sono veramente rotto le scatole, per non dire qualcos'altro di più volgare. Cioè, ma basta. Ma ragazzi, ma noi ci rendiamo conto che ogni volta... Eh no, questo non lo puoi fare. Eh no, noi siamo sostenibili. Eh no, oh, ma siamo il Milan. Non è che quando vado al negozio a comprare la maglietta, quello mi dice sono 120 euro e io dico, eh no, questo non lo posso comprare, no, facciamo che te ne do 88 più 4 il prossimo anno. Quello del negozio mi dice, guarda, quella è la porta e vai. Oh, ma basta con queste trattative infinite. Costa 30 milioni, Zaniolo. Se lo vuoi lo paghi 30 milioni. Se non lo vuoi ne prendi un altro. Non è che sto dicendo che li prende per forza Zaniolo, eh? Perché poi mi dice c'è chi è rotto, c'è chi è qua, c'è chi è là. Le scelte te le lascio anche fare. Ci mancherebbe altro. Ma basta! Eh no, questo non si può fare, questo non si può fare. Oh, ma quando c'è da andare a comprare il biglietto dello stadio, c'è gente che ti dice no, questo non si può fare? Ma fammi capire, oh. Noi dobbiamo essere sostenibili di qua e di là, ma se siamo già sostenibili, che abbiamo il bilancio ormai in pari, cos'è che vuoi? Che abbiamo ormai il bilancio in pari, cos'è che vuoi? Che sarà un pagherò, tra l'altro, Zaniolo. Fai un prestito adesso di 3 milioni, riscatto quest'estate, con pagamento in 3-4 rate, di più che cosa vuoi fare? Fammi capire, cosa vuoi fare? Come li vuoi comprare i giocatori? Te li devono regalare? Non ho capito. Prendiamo solo sotto prezzo. Cosa vuoi? Come li vuoi comprare i giocatori? Fammi capire. Cioè, io veramente sono veramente stanco. Ma stanco di tutta sta storia qua. Ma facciamo delle figure che sono inguardabili, indicibili. Suona. Poi sono i lavori dappertutto. Tanto stamattina quei pezzi di M in divisa vengono lì mentre sto facendo colazione. Ah, ma è lei quello che ha fatto la retromarcia per parcheggiare? No, deve fare tutto il giro dell'isolato. Ma vai a cagare, vai. Ma vai a cagare che fai fenomeno con la divisa. Perché tu fai il giro? Pezzo di fenomeno. Tu fai il giro? O fai la stessa roba? O la metti in mezzo alla strada? Che vi fermate in mezzo alla strada senza motivo? Ma che c'è certa gente, guarda, veramente, oh. Poi uno non gli risponde perché sennò... Poi ti tocca andare sopra di lui e farla andare a piedi, senza lavoro. Ma che fanno i fenomeni, fanno. A lei, quella che ha fatto la retromarcia. Ho ammazzato qualcuno. Ho fatto la retromarcia per parcheggiare in una strada che è senso unico. Cosa avrò fatto mai? Vuota, tra l'altro, vuota. Ma va che veramente, oh, scusate, oggi sono già nervoso. Sono già nervoso. Fanno i fenomeni con la divisa, fanno. Divisa, poi. Polizia locale. Vabbè, andiamo avanti perché poi impazzisco. Basta con questo mercato, basta con questo finto mercato. Che non... ogni anno a gennaio non possiamo comprare nessuno. Ma com'è possibile sta roba qua? E non abbiamo i debiti, eh? Cioè, posso capire la Juve, c'è il caso, e comunque sia fanno più di noi. Cioè, piuttosto a questo punto facciamo un po' anche noi di player trading. Cioè, compra vendi qualcuno, fatti i soldi così. Perché non possiamo andare avanti come i pezzenti. Cioè, non si può mai fare niente. Non si può mai fare niente. C'è un giocatore, è libero, vuole il Milan, è italiano, è forte, è giovane. Costa 30 in offerta, perché ne volevano 70 fino a poco fa. Mo, siccome c'è sta situazione che non vuole stare, riesce a portarlo a casa a 30, che è un prezzo basso. Basta, noi ne offriamo 18 più 4 di bonus. Cioè, ma la Roma cosa vuoi che ti risponde? Giustamente, ti manda a cagare. Però se no ti tieni un fastidio in casa. Ma saranno problemi loro? Saranno fatti loro di quello che vogliono fare? O devi decidere tu? Quelli, se lo tengono lì, anche che lo mettono in giardino, quest'estate uno che gli dà 30 lo trovano. Ma pure adesso c'è l'Ester lì, chi c'è? Uno che gli dà 30 lo trovano, perché te lo devono dare a te a 18 più bonus. Ma cosa gliene frega loro di dartelo a te a 18 più bonus? Lo tengono là. Cioè, ma che veramente siamo una roba imbarazzante. Cioè, io sono stanco. Non so voi tifosi, scrivetemelo qua sotto. Ma non se ne può più.
Ma iniziamo a scrivere sotto alle account del Milan, nei profili social della società. Ma basta. Quest'altro è arrivato. È arrivato. Carnevale tutto l'anno lì. Cardinale tutto l'anno. Cioè, è arrivato. Non ha comprato un giocatore. Non ha messo un euro. Ha preso quattro cianfrusaglie e dei Decathlon. È arrivato. Sono il garante. Il garante di che? Il garante di che cosa? Sei il garante se non fai niente. Sei il garante di Elliot, sei. Il garante di Elliot, sei. Che garante sei? Che poi per queste robe qua, che quello è un prestanome fantoccio, non vorrei che poi rischiamo pure. Perché poi rischiamo pure per uno che non fa mercato. Cioè, rendiamoci conto. Cioè, c'è gente che vuole che veniamo puniti per l'affare Caldara. L'affare, soprattutto sottolineerei affare, Caldara Bonucci, che ci hanno fregato due volte. Ci hanno rifilato un pacco a 40 milioni. Ci hanno ripreso il pacco e ci hanno dato un altro super pacco a 40 milioni che non abbiamo mai usato, che è stato una roba sul collo qua per 4 anni, che ancora non ce ne siamo liberati, ancora oggi mi sa che non ce ne siamo ancora liberati, e vogliamo essere pure puniti? Che abbiamo pure pagato? Ma va che veramente, cioè, cornuti e mazziati siamo noi, eh? Cornuti e mazziati. Cioè, ma che incredibile sta roba qua, eh? Io veramente non ce la faccio più. Infatti, io sta roba di Zaniolo, purtroppo non è uscito il video perché i Giorgiana sono in ferie di cardinale. C'è il cardinale cinese, c'è. Sapete che c'è il cardinale cinese adesso, no? L'anno del coniglio, proprio. L'anno del coniglio, proprio. Il cardinale cinese. Questa qua gliel'ho rubata a Verdoliva. C'è il cardinale cinese e quindi non ci sono, manco, non mi rispondo, non c'è. Non c'è, volevo ordinare le scarpe nuove e bisogna aspettare che finisce sto cardinale cinese. E avevo fatto il video dove dicevo: ragazzi, io Zaniolo non ci credo perché conosco la mia società. Che quelli lì per le trattative devono stare a risparmiare i centesimi, devono stare. Ma ragazzi, ma veramente, ma perché facciamo delle figure in giro? Io non capisco come delle società possano ancora anche solo trattare i giocatori con noi, ma io non li tratterei neanche. Cioè io telefono al Milan, ma non rispondo. Sai com'è che ti chiama la tipa quella con cui non ci vuoi uscire? Ti chiamano e gli rispondi. Schiacci il tasto silenzioso, lasci che il telefono squilla perché la devi lasciare. Perché se tu gli metti giù, no, devi lasciare che il telefono squilla. Cioè, chiama, oh, c'è mal di al telefono. Cazzo, mette silenzioso, telefono squilla, lui sta così e non gli rispondi. Poi, dopo lo richiami col cavolo, non lo richiami mai. Oh, ma va che ti avevo chiamato quando si incontrano. Ti avevo chiamato, non mi hai più richiamato. Mi sono dimenticato, guarda, me l'ero perso. Ti volevo chiamare, guarda, ti volevo proprio chiamare. Cioè, finirà così, ragazzi. Anzi, già è strano che ancora qualcuno gli risponda al telefono. Per rispetto, dice, magari non vuole parlare di mercato. E uno gli risponde che dice, magari sai, non vuole parlare di mercato. Poi l'altro, no, ti volevo parlare di mercato. Tu, gli metto giù il telefono. Cioè, ragazzi. Siamo imbarazzanti. Siamo di un imbarazzante veramente vergognoso. Vergognoso. Lascia stare chi prendiamo, chi non prendiamo, la squadra. Siamo forti, non siamo forti. Cioè, ma veramente abbiamo una metodologia di lavoro da vergognarsi. Cioè, veramente i genovesi taccagni, no, per tutto rispetto per i genovesi, i più taccagni d'Europa siamo. Iscrivetevi al canale, mettete un like. Ci sentiamo nel pomeriggio, fammi portare sta gnocchetta, ciao!